Poco prima dell'inizio dell'attuale era in cui viviamo, conosciuta in Oriente come Kali o Età del Ferro, il saggio Markandeya registrò una conversazione avuta con il dio Vishnu, l'incarnazione dell'aspetto preservatore della Trinità. In un passo del Mahabharata si legge che Vishnu parlò di un momento del periodo più buio dell'età di Kali, in cui i valori umani si sarebbero deteriorati. La violenza e l'ingiustizia si sarebbero diffuse, la falsità avrebbe trionfato sulla verità, l'oppressione e il crimine avrebbero prevalso. Vishnu raccontò che avrebbe preso nascita umana per intervenire e imprimere al mondo un nuovo corso. Ecco il testo di questa dichiarazione. Quando il male dilagherà su questa terra, nascerò nella famiglia di un uomo virtuoso e assumerò un corpo umano per ristabilire la tranquillità attraverso lo sterminio di tutti i mali. Per preservare la rettitudine e la moralità, assumerò una forma umana inconcepibile a tutti, quando arriverà la stagione dell'azione. Nell'era del peccato di Kali, assumerò una forma di avatar di colore scuro. Nascerò in una famiglia dell'India meridionale. Questo avatar possiederà grande energia, grande intelligenza e grandi poteri. Gli oggetti materiali necessari per la missione di questo avatar saranno a sua disposizione ogni qualvolta li penserà. Sarà vittorioso con la forza della virtù. Ripristinerà l'ordine e la pace nel mondo. Questo avatar inaugurerà una nuova era di verità e sarà circondato da persone spirituali. Egli vagherà sulla terra adorato dal popolo spirituale. Gli abitanti della terra imiteranno la condotta di questo avatar e ci saranno prosperità e pace. Gli uomini torneranno a dedicarsi alla pratica dei riti religiosi, i centri educativi per la coltivazione della dottrina brahmica. I templi riappariranno ovunque. Gli ashram si riempiranno di uomini di verità. I governanti della terra governeranno i loro regni in modo virtuoso. L'avatar avrà una reputazione illustre. L'avatar menzionato in questo testo è definito l'avatar Kalki, il Kalki Avatara. L'avvento di questo avatar è noto e predetto da migliaia di anni in vari libri sacri e testi oscuri, tra cui il Libro delle Rivelazioni, Nostradamus nel suo libro Le Centurie e L'Oceano di Luce, un antico manoscritto persiano delle rivelazioni del profeta Maometto. Inoltre lo Shukana di Granthi contiene profezie dettagliate dell'avatar Kalki, scritte su centinaia di manoscritti di foglie di palma dal saggio Shuka, oltre 5.000 anni fa. Il tempo del grande male, menzionato nelle profezie, corrisponde al XX secolo, con le sue guerre mondiali, i regimi dittatoriali folli e i governanti autoritari. Le armi nucleari, le carestie, le malattie, l'inquinamento, il crimine, la violenza, le catastrofi e il declino mondiale della moralità. La mente occidentale è in grado di credere in Gesù come figlio di Dio, almeno da parte di una parte della popolazione, ma sembra incapace o non disposta ad afferrare il concetto di avatar come incarnazione di Dio. Al contrario, l'indiano medio è consapevole delle personalità divine storiche e la letteratura orientale è piena di descrizioni dei vari avatar. Il testo della Bhagavata parla proprio delle varie discese del divino sulla terra. Milioni di persone in tutto il mondo accettano Satya Sai Baba come avatar di questa epoca. Come facciamo a sapere che Satya Sai Baba è veramente un avatar? A questa domanda ognuno deve rispondere individualmente. Lo scetticismo è naturale e deve essere superato dall'evidenza e dall'intuizione. Importante è compiere un'indagine adeguata. Sai Baba stesso dice: "Nessuno può capire il mio mistero.
Il meglio che potete fare è immergervi in esso. Non serve a nulla discutere sui pro e contro. Immergetevi e conoscerete la profondità. Mangiate e conoscerete il sapore. Dovete immergervi in profondità nel mare per cogliere le perle. A che serve dilettarsi tra le onde vicino alla riva e giurare che il mare non contiene perle e che tutte le storie su di esse sono false? Così anche voi, se volete realizzare il pieno frutto di questo avatar, immergetevi in profondità, immergetevi in Sai Baba. Le mezze misure, l'esitazione, il dubbio, il cinismo, l'ascolto delle favole non servono a nulla. Una fede completa e concentrata, solo questa può portare alla vittoria. In verità non potete comprendere la natura della mia realtà, né oggi né dopo 1000 anni di costante austerità o di ardente ricerca, anche se tutta l'umanità si unisse in questo sforzo. Ma in breve tempo diventerete consapevoli della beatitudine che il principio divino che ha preso su di sé questo sacro corpo e questo sacro nome vi ha donato. La vostra fortuna, che vi darà questa possibilità, è più grande di quella di cui disponevano gli anacoreti, i monaci, i saggi, i santi e persino le personalità che incarnano le sfaccettature della gloria divina. Non permettete che il dubbio vi distragga. Se solo installerete nell'altare del vostro cuore una fede stabile nella mia divinità, potrete ottenere la visione della mia realtà. Quando Krishna viveva sulla terra, pochi erano consapevoli della sua divinità, sebbene avesse portato a termine con successo la sua missione di liberare la terra da molte personalità potenti e malvagie. Shirdi Sai Baba era un'incarnazione del dio Shiva, ma la maggior parte lo considerava solamente un grandissimo santo. Solo pochi dei suoi devoti più stretti sapevano che egli era un'incarnazione divina. È difficile cogliere le implicazioni del divino in forma umana. Se accettiamo la filosofia dell'Advaita, secondo la quale esiste uno solo senza un secondo, nient'altro che Dio in tutto l'universo manifesto e oltre, allora logicamente noi siamo in Dio, Dio è in noi, noi siamo Dio. L'atma dentro di noi, la nostra consapevolezza più intima, è l'eterno testimone, una scintilla della fiamma eterna. Dio si gode il gioco di questo universo, esibendosi all'interno delle varie forme manifeste come consapevolezza atmica di ciascuna di esse. Tutta questa apparente diversità è solo l'illusione di Maya, l'informe che prende forma, l'eterno che si manifesta nel tempo e nello spazio e poi abita ogni forma come scintilla atmica. Così egli vede tutto, conosce tutto, è tutto. In realtà la forma dell'avatar è come un punto focale in cui questa colossale forza divina può contattare l'uomo nel piccolo nodo di energia che è la nostra terra, nella fugace scala temporale che è la vita umana. Ma l'avatar non è in alcun modo limitato alla costrizione della reclusione corporea, poiché è un tutt'uno con la fonte di tutto. L'avatar assume la forma umana e si comporta in modo umano, in modo che l'umanità possa sentire la parentela con la divinità. Allo stesso tempo si eleva ad altezze divine, affinché l'umanità possa aspirare a raggiungere Dio. La gente non poteva sopportare il Signore in forma superumana. Se il Signore venisse in tutta la sua maestà, la gente avrebbe paura e non avrebbe la possibilità di conoscerlo e amarlo. È solo quando il Signore viene in un corpo umano che le persone possono avvicinarsi a Lui e imparare ad amarlo e a conoscerlo anche solo un po'. Ma non bisogna commettere l'errore di pensare che sia tutto qui. Per esempio, l'aereo che vola alto nel cielo scende all'aeroporto, ma non si deve commettere l'errore di pensare che l'aereo sia una macchina terrestre perché lo si vede a terra.
Allo stesso modo, anche se il Signore è atterrato qui sulla terra, per così dire, non è limitato alla sua forma umana. Io sono nuovo e sempre antico, vengo sempre per il ripristino del Dharma, la rettitudine, per curare i virtuosi e assicurare loro condizioni congeniali al progresso e per educare i ciechi che perdono la strada e vagano nel deserto. Alcuni dubbiosi potrebbero chiedersi: può il Parabrahman assumere forma umana? Ebbene, l'uomo può trarre gioia solo attraverso la struttura umana. Può ricevere istruzione, ispirazione, illuminazione solo attraverso il linguaggio umano e la comunicazione umana. L'avatar sembra essere umano e noi siamo indotti a pensare a lui in questi termini, ma l'avatar stesso ci mette in guardia da questo errore. Una volta Satyasai Baba rispose a un devoto che gli chiedeva quando sarebbe dovuto tornare per una nuova visita. Egli rispose: prima di tutto, comprendi che non hai bisogno di tornare per vedere questo piccolo corpo, disse indicando se stesso. Poi aggiunse: trovami nel tuo cuore. Nella sua precedente incarnazione come Shirdi Sai Baba, nato nel 1835 e mancato nel 1918, fece una dichiarazione simile ai suoi devoti. Sebbene io sia qui corporalmente, so comunque cosa fate al di là dei sette mari e ovunque voi vogliate andare. La mia dimora è nel vostro cuore e io sono dentro di voi. Adorate sempre me che sono seduto nel vostro cuore così come nei cuori di tutti gli esseri. Satyasai Baba, che è il ritorno di Shirdi Sai, riprende questo pensiero in molte delle sue dichiarazioni, dicendo: forse oggi mi vedete per la prima volta, ma per me siete tutti vecchi conoscenti, vi conosco da cima a fondo. Il mio compito è la rigenerazione spirituale dell'umanità attraverso la verità e l'amore. Se fate un passo verso di me, io avanzerò di tre passi verso di voi. Ovunque camminiate, io sono lì. Chiunque contattiate, io sono in quella persona. Sono in ognuno di loro. Ad ognuno risponderò. Potete vedermi in un posto e vedermi anche in un altro. Non potete sfuggirmi o fare qualcosa di nascosto. Nelle epoche passate, quando il potere del male raggiungeva un certo stadio, il divino scendeva nella forma per sopprimere il male e promuovere il bene. Nell'era di Kali in cui viviamo, il male ha raggiunto nuove profondità. Di tutte le varie epoche, ognuna con le sue caratteristiche, l'era di Kali è quella della più profonda discesa nella materia e nella forma, lontano dallo spirito. Abbiamo attraversato il punto più basso del pendolo, i tempi più bui di questo ventesimo secolo, e ora stiamo iniziando la risalita. La comparsa dell'Avatar coincide con l'ora più buia del Kali Yuga. La gente mi dice che l'umanità è sull'orlo della distruzione, che le forze dell'ipocrisia e dell'odio stanno rapidamente prevalendo in tutti i continenti, che l'ansia e la paura si aggirano per le strade di ogni città e villaggio del mondo. Non c'è bisogno di dirmelo, perché sono venuto proprio per questo motivo. Quando il mondo è sull'orlo del caos, l'Avatar viene a placare la tempesta che infuria nei cuori degli uomini. Prashanti, la pace superiore, sarà presto stabilita. Le deviazioni demoniache della retta via divina saranno corrette. Il Dharma sarà rianimato e rivitalizzato in ogni comunità umana. Dio si incarna per la rinascita del Dharma, della rettitudine, che comprende la moralità, la verità, la virtù, l'amore e una serie di altre qualità che sostengono le comunità umane di individui. Gli altri scopi solitamente indicati servono per servire i devoti, distruggere i malvagi, ristabilire la tradizione sacra. Questi sono tutti secondari, infatti colui che è giusto sarà protetto dal male grazie alla rettitudine stessa, colui che è ingiusto cadrà nel disastro a causa del male che perpetrerà. L'unico compito comprende tutto il resto.
per proteggere i virtuosi, per distruggere i malvagi e per stabilire la rettitudine su basi solide, mi incarno di era in era. Ogni volta che la Shanti o la disarmonia travolgerà il mondo, il Signore si incarnerà in forma umana per stabilire la modalità di guadagno della pace e per rieducare la comunità ai sentieri della pace. L'avatar viene per trasformare l'umanità, ma ciò deve avvenire attraverso la trasformazione degli individui che la compongono. Per far lievitare il pane, mescoliamo un pizzico di lievito nell'impasto e l'azione del lievito si diffonde in esso, finendo per far lievitare l'intera pagnotta. Così l'avatar opera attraverso gli individui, trasformandoli nella divinità che essenzialmente sono. La luce proveniente dai molti individui dissipa gradualmente le tenebre dell'ignoranza, influenzando l'intera umanità. Attraverso le interviste con i devoti che vengono a trovarlo, Sai Baba rivela di conoscere dettagli intimi delle loro vite, comprese i problemi fisici e le questioni che dominano le loro vite, a volte anche eventi che essi stessi hanno dimenticato da tempo. Sebbene abbia lasciato la scuola all'età di 14 anni dicendo «I miei devoti mi chiamano» e non abbia mai letto un libro, è noto che egli parla a persone di tutto il mondo usando parole della loro lingua. Sebbene non abbia mai letto i classici indiani, nei suoi discorsi ne spruzza abbondantemente storie appropriate. Cita lunghi passaggi nell'antica lingua madre, il sanscrito, e assiste i sacerdoti braminici nello svolgimento corretto degli elaborati rituali vedici. Racconta eventi e conversazioni non documentati nella vita di saggi, santi e personaggi storici come se fosse presente al momento in cui sono accaduti. A tutti coloro che si rivolgono a lui, li fa sentire come se fossero loro stessi. Egli emana costantemente beatitudine e amore e tutti coloro che si rivolgono a lui lo considerano come un genitore affettuoso. Sai Baba non appare mai affrettato o frettoloso, eppure realizza più di quanto 10 o addirittura 100 esseri umani potrebbero mai fare. È in continuo movimento, dalla mattina presto alla sera. Saluta i visitatori, esamina i piani, concede darshan, la visione di una persona santa, e interviste. Risponde alle lettere, partecipa ai bhajan, i canti religiosi, prende parte e organizza ad eventi cerimoniali, dedica tutta la sua vita ai suoi devoti e alla sua missione, senza alcun attaccamento ai beni, al tempo personale o alle normali attività umane. Egli dice: «Il mio lavoro è incessante e così anche il vostro lavoro è senza fine. Sappiate che sono dentro e fuori di voi, non c'è differenza. Liberatevi per sempre dalle questioni meschine. Voi siete ora me e io sono ora in voi, non c'è differenza. Il mio darshan si riverserà da me verso e attraverso di voi. Potreste non essere consapevoli di questa azione costante. Siate sempre puri nel cuore e nell'anima e l'umanità durante la vostra vita beneficerà delle vostre qualità uniche. Questa è una grande opportunità. Siate fiduciosi che tutti voi sarete liberati, sappiate che siete salvati. Molti esitano a credere che le cose miglioreranno, che la vita sarà felice per tutti e piena di gioia e che l'età dell'oro si ripeterà. Vi assicuro che questo Dharma Svarupa, questo corpo divino, non è venuto in vano, riuscirà a scongiurare la crisi che si è abbattuta sull'umanità. Nel mio attuale avatar sono venuto armato della pienezza del potere del Dio senza forma per correggere l'umanità, elevare la coscienza umana e riportare le persone sul giusto sentiero della verità, della rettitudine, della pace, dell'amore per la divinità. In questo avatar i malvagi non saranno distrutti, ma corretti, riformati, educati e ricondotti sul sentiero da cui si sono allontanati. Abbiamo l'opportunità unica di partecipare alla trasformazione del nostro pianeta in questo periodo di grandi cambiamenti
e dobbiamo iniziare a trasformare noi stessi. Sono venuto a darvi la chiave del tesoro di Ananda, o beatitudine, per insegnarvi come attingere a quella sorgente, perché avete dimenticato la via della beatitudine. Se sprecate questo tempo per salvarvi, è solo il vostro destino. Siete venuti a prendere da me orpelli e spazzatura, piccole cure, promozioni, gioie e comodità mondane. Pochissimi di voi desiderano ottenere da me ciò che sono venuto a darvi, la liberazione stessa. E anche tra questi pochi, quelli che si attengono al sentiero della sadhana o pratica spirituale, in pochi hanno successo. Sono deciso a correggervi solo dopo avervi informato delle mie credenziali. Per questo motivo, di tanto in tanto, annuncio la mia natura per mezzo di miracoli, cioè di atti che vanno al di là della capacità umana e della comprensione umana. Non che io sia ansioso di mostrare i miei poteri. L'obiettivo è di avvicinarvi a me, cementare i vostri cuori a me. Vi chiedo solo di rivolgervi a me quando la vostra mente vi trascina nel dolore, nell'orgoglio o nell'invidia. Portatemi le profondità della vostra mente, per quanto grottesche, crudelmente devastate dai dubbi e dalle delusioni. Io so come trattarli, non vi respingerò, sono vostra madre. Perché temere quando io sono qui? Riponete tutta la vostra fiducia in me, io vi guiderò e vi custodirò. La divinità che è presente in ognuno sotto forma di piccola scintilla esiste in me come fiamma piena ed è mia missione sviluppare ogni piccola scintilla di Dio in ognuno fino alla pienezza della fiamma divina. Dove c'è un desiderio di tranquillità mentale, mi affretto a concedere la tranquillità. Dove c'è scoraggiamento, mi affretto a sollevare il cuore cadente. Dove non c'è fiducia mentale, mi affretto a ripristinarla. Sono sempre in movimento per compiere la missione per cui sono venuto. Non pronuncio mai una parola che non abbia significato, né compio un'azione senza conseguenze benefiche. Ciò che voglio deve avvenire, ciò che progetto deve avere successo. La trasformazione deve iniziare dall'individuo. Quando l'individuo cambierà, il mondo cambierà. Questa trasformazione deve avvenire nella mente degli uomini. I pensieri giusti porteranno alle azioni giuste. Non preoccupatevi di ciò che è accaduto in passato. Immergetevi nei compiti del presente. Rendete servizio con un cuore puro e disinteressato. La gioia dell'individuo allieta il divino. Allo stesso modo, il divino vi stima. Fate tutto con il nome del Signore sulle labbra, sviluppate tutto ciò che c'è di buono in voi e condividetelo con tutti. Tutto indica l'arrivo del terrore di una conflagrazione. La mia missione è quella di prevenire gli incendi ristabilendo il Dharma e la legge spirituale di un solo Dio, di una sola religione, di una sola lingua, del cuore, che abbracci un'unica umanità. Voglio costruire un'unica umanità senza alcuna barriera religiosa, di casta o di altro tipo, in un impero d'amore universale che permetta ai miei devoti di sentire il mondo intero come la loro famiglia. Se Dio stesso è qui per promuovere il Dharma e voi vi impegnate nello stesso compito, allora lo state adorando. Allora siete vicini e cari a Lui, perché state servendo Lui, i Suoi devoti e voi stessi. Quindi, nelle vostre vite, con i vostri tempi, vivete e praticate il mio messaggio, sapendo che alcuni capiranno e altri no. Non preoccupatevi dei risultati dei vostri sforzi, perché alcuni sono pronti e altri no. Ognuno è libero di percorrere la propria strada a suo tempo. Molti sceglieranno di rimanere nell'oscurità con tutti gli attaccamenti che li trattengono dal vero cammino. Ma alla fine arriverà il loro momento e un giorno tutti saranno riuniti nel regno di Dio. Oggi i semi sono ancora nel terreno e stanno lentamente germogliando, mentre gli insegnamenti del Signore iniziano a diffondersi nel mondo e a infiltrarsi nella mente dell'uomo.
Presto quei semi inizieranno a crescere e ciò che emergerà illuminerà il mondo, poiché la bellezza della verità assoluta inizierà a raggiungere tante persone. È un processo che richiede tempo e la nuova età dell'oro si evolverà gradualmente. Perciò dovreste vivere nella speranza, lasciate che la divinità che è in voi risplenda e diventi uno dei grandi fari che illuminano il mondo e accelerano l'arrivo della nuova età dell'oro. È già presente per alcune anime illuminate che hanno già raggiunto lo stato di realizzazione di Dio. È questo stato di risveglio che porterà alla nuova era. Il Kalki Avatar è il decimo avatar del Signore Mahavishnu, che si crede arrivi alla fine di questo Kali Yuga per distruggere i mali di Kali e inaugurare il Satya Yuga, l'era dell'illuminazione. I dieci avatar principali sono Matsya, Kurma, Vara, Narasimha, Vamana, Parasuram, Sri Ram, Sri Krishna, Buddha e Kalki. Lo Srimad Bhagavata, il grande testo devozionale che descrive le varie incarnazioni del Signore Mahavishnu, l'Essere Supremo, dà il seguente resoconto dell'Avatar Kalki. L'incarnazione di Vishnu, il Signore Supremo e il Guru di tutti gli esseri, è destinato alla protezione del Dharma degli uomini santi e liberarli dalla schiavitù del karma. Egli si incarnerà come Kalki nella casa di un noto capo villaggio di Shambhala, chiamato Vishnuyasas. Seduto su un cavallo velocissimo di nome Devadatta, il Kalki, signore di tutti, dotato dei massimi poteri yogici e di uno splendore ineguagliabile, attraverserà la terra ad alta velocità, distruggendo innumerevoli saccheggiatori che si presentano come re. Quando tutti i malfattori saranno stati uccisi, la gente delle città e dei villaggi entrerà in contatto con l'aria profumata degli unguenti del corpo di Vasudeva. Questo renderà la mente di tutti pura. Quando Vasudeva, l'incarnazione della forza e della purezza, alloggerà nei loro cuori, essi procreeranno figli mentalmente e fisicamente forti. Dal momento di questa incarnazione dell'adorabile Signore come Kalki, il Signore del Dharma, inizia il Satya Yuga, Krita Yuga, e si genererà una razza di uomini con guna sattvici dominanti. I quattro yuga sono Satya Yuga o età dell'oro, Treta Yuga o età dell'argento, Dvapara Yuga o età del bronzo, Kali Yuga o età del ferro. Bhagavan Sri Satya Sai Baba è ritenuto da innumerevoli devoti l'avatar di Kalki. Un ciclo di creazione detto Kalpa, Manavantara e Chaturyuga sono venuti e ne verranno ancora. Sono venuti molti Chaturyuga e in questi Chaturyuga avanzeranno le 10 incarnazioni del Signore Narayana. Nell'attuale Chaturyuga il decimo avatar Kalki si è diviso in tre aspetti come le forme di Shirdi Sai, Satya Sai e Prema Sai. Questo non è mai accaduto prima e può essere visto solo in questo Kali Yuga. Gli avatar di Sai non hanno avuto luogo né nei Kali Yuga precedenti né avranno luogo nei Kali Yuga futuri. Durante l'avatar di Shirdi stavo preparando il cibo, nell'avatar di Satya Sai servo il cibo. La gente dice che Shirdi Baba era solito arrabbiarsi mentre preparo il cibo se i bambini disturbano la madre. Non si arrabbierà? Nell'avatar di Prema Sai tutti godranno dei frutti del pasto divino. I cristiani credono che il Signore Gesù, che è già venuto e asceso al cielo, riapparirà, forse in nuova veste, alla sua seconda venuta. Il Signore Gesù stesso ha rilasciato dichiarazioni su questo arrivo. Questo si può capire dal libro dell'Apocalisse della Bibbia. San Giovanni riporta in modo dettagliato le sue esperienze personali di una serie di visioni rivelatagli dal Signore. Il 19° capitolo descrive la visione che ebbe del Liberatore che sarebbe venuto a salvare l'umanità dalla perdizione. La rivelazione della visione di San Giovanni fu la seguente. Vidi il cielo aperto e vidi un cavallo bianco e colui che vi sedeva sopra era chiamato fedele e verace.
e in giustizia giudicava e faceva guerra. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e sul suo capo c'erano molte corone e aveva un nome scritto che nessuno conosceva se non lui stesso. Era vestito di una veste intrisa di sangue e il suo nome è chiamato Parola di Dio. Tutti gli eserciti del cielo lo seguivano sui cavalli bianchi, vestiti di lino bianco, candido e pulito, e dalla sua bocca esce una spada affilata con la quale colpirà le nazioni e le governerà con una verga di ferro e calcherà il torchio della ferocia e dell'ira di Dio onnipotente. E sulla coscia avrà un nome scritto, il Re dei Re e Signore. Il cavallo indica chiaramente l'avatar Kalki che è descritto come in sella un cavallo e che in questo Kali Yuga si è diviso nei tre avatar Shirdi Sai, Satya Sai e Prema Sai. Il nome di Swami è Satya, che letteralmente significa verità. Giudicare in questo senso significa insegnare e sostenere, mentre fare la guerra si riferisce alla lotta contro i pensieri malvagi che albergano nelle menti della gente e alla diffusione della verità, l'instaurazione della rettitudine. Questo è il mio scopo. L'insegnamento della rettitudine, la diffusione della rettitudine, questo è il mio obiettivo, dichiara Baba. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e sul suo capo c'erano molte corone e aveva un nome scritto che nessuno conosceva se non lui stesso. Il potere degli occhi di Baba dovrebbe essere sperimentato più che espresso. Egli può penetrare attraverso la persona fino al cuore. Il suo semplice sguardo può bruciare le tendenze malvagie dell'uomo e non c'è dubbio nel descriverlo come una fiamma di fuoco. Le molte corone di Swami sulla sua testa sono i suoi straordinari capelli ricci. Ogni capello rappresenta una corona e nel complesso formano un'enorme corona. Questa bellissima corona, che sembra essere l'aureola divina, è una corona permanente sul suo capo. Nessuno conosceva il nome della sua incarnazione, finché non fu lui stesso a rivelarlo e a convincere coloro che lo sfidavano a provarlo. Il giovane Satya chiese che gli venisse messo in mano un mazzo di fiori di gelsomino e, gettandolo a terra, con grande sorpresa di tutti, formò in lettere telugu la parola Sai Baba. E fu vestito con una veste intinta nel sangue e il suo nome chiamato Parola di Dio. Una veste intinta nel sangue corrisponde alla descrizione della veste rossa di Sai Baba. La parola di Dio è la verità. Il nome dato a Baba alla nascita era Satyaranayana, che significa Signore della verità. È interessante notare che il nome della madre di Baba era Ishvaramma, la madre di Dio. Nei Veda, la parola di Dio si riferisce al suono primordiale, il suono della creazione, che è Om. Ogni volta che si recita il nome di Dio, la parola Om è sempre preceduta da una parola. Tutti gli eserciti che erano in cielo lo seguirono sui cavalli bianchi, vestiti di lino bianco, candidi e puliti. Tutti gli studenti, volontari, Sevadal e gli altri lavoratori che circondano Swami a Prashanti Nilayam sono sempre vestiti di lino fine, bianco e pulito. Dalla sua bocca esce una spada affilata con la quale colpirà le nazioni e le governerà con una verga di ferro e calcherà il torchio della feroce dell'ira di Dio onnipotente. Le parole taglienti che escono dalla bocca indicano la parola di verità con cui egli conquista i popoli di ogni angolo del mondo e di ogni razza o religione. Governare con la verga di ferro è indicativo della severa disciplina che egli si aspetta da tutti coloro che dichiarano di essere i suoi devoti. E ha sulla veste e sulla coscia un nome scritto, Re dei Re e Segni dei Signori, Apocalisse 19:11-16. Sri Satya Sai Baba è nato con due segni distintivi, uno sul petto e l'altro sulla coscia. Il segno sul petto assomiglia a un'aquila e, secondo la teoria degli avatar, tale segno è praticamente il segno distintivo di un avatar. La presenza di due segni distintivi distingue un avatar Purna,
vuol dire completo della manifestazione completa. Inoltre, sul bordo del doti, del vestito di Swami, è scritto in oro Sai Baba, il nome stesso che significa Padre Divino. Quindi, come dice l'Apocalisse, chi possiede questi segni è il Re dei Re, il Signore dei Signori, un Purna Avatar. Baba si riferisce a se stesso sempre come Sai Baba e ovunque è conosciuto solo come Sai Baba. Il nome Satya Sai Baba viene utilizzato solo per evitare complicazioni legali e amministrative con le istituzioni e le organizzazioni che si sono sviluppate intorno al precedente avatar di Shirdi. Sain in sanscrito significa guerriero a cavallo. Kalki, l'avatar del nostro Yuga, è descritto come un eroe a cavallo. Le visioni delle forme Dasavatara, le 10 incarnazioni del Signore Narayana, furono concesse una volta a un devoto. Satya Sai Baba lo portò al fiume e gli chiese di guardare il riflesso, il suo stesso riflesso dell'acqua. L'uomo annunciò in seguito di aver visto dapprima Satya Sai Baba stesso, poi solo l'aureola di capelli che circonda la sua testa e poi tutti i 10 avatara nell'ordine in cui sono menzionati nei Purana. L'avatara di Kalki a cavallo aveva la forma dello stesso Satya Sai Baba. Il devoto ha visto l'ultimo avatar di Kalki seduto su un cavallo come Satya Sai Baba stesso. Questo dimostra ancora una volta che Satya Sai Baba è davvero il Kalki avatara di questo Kali Yuga molto speciale. Hilda Chelton ha avuto una visione dell'avatar Kalki. Nel 1969 si unì alla sessione dei Bhajana Prashanti Nilayam. Anche il Signore stava ascoltando dal suo trono di leone. Hilda vide improvvisamente che lo avvolgeva la forma di un dio guerriero a cavallo e andò in estasi. Forse, così come ha mostrato le visioni dei suoi avatar passati, ha dato una visione anche di questo futuro avatar. Sri Satya Sai Baba ha ripetutamente dichiarato che la missione principale della sua incarnazione è distruggere i mali di Kali e realizzare il Satya Yuga, l'età della verità che è appena iniziata e che è la missione per cui viene l'Avatar Kalki, indicando che egli era effettivamente l'Avatar Kalki di questo Kali Yuga che si è appena concluso. Egli ha lavorato duramente per questo scopo, compiendo molti lila, molti giochi divini e attirando milioni di persone sul sentiero della spiritualità. Il 19 ottobre del 2002 Sri Satya Sai Baba dichiarò ad alcuni suoi stretti devoti che l'era del Satya Yuga era iniziata quel giorno. 3 anni prima di quel giorno, nel 1999, aveva compiuto un grande lila insieme a Vasanta Sayamma, che egli dichiara essere la sua Shakti e che è descritto in un grande lila. Proprio come quando un ventilatore viene acceso, non inizia subito a girare alla massima velocità, il Satya Yuga che è appena iniziato impiegherà alcuni anni per raggiungere il suo apice. Prima di allora ci sarà Pralaya, la distruzione su larga scala ovunque, come possiamo vedere ora sotto forma di terremoti devastanti, tsunami, inondazioni, eccetera. Sri Satya Sai Baba dice che la sua volontà alla fine si realizzerà e che il Satya Yuga raggiungerà presto il suo apice quando gli uomini condurranno una vita illuminata a differenza del loro attuale stato di peccato e di ignoranza. Le voci discusse sopra indicano chiaramente che Sai Baba è l'avatar di Kalki, ma alcuni dubbi possono ancora rimanere, poiché il nome del villaggio di nascita di Kalki Avatar, Shambhala, e il nome di suo padre, Vishnu Yasas, non coincidono con il nome del villaggio in cui Sai Baba è nato e con il nome di suo padre, rispettivamente Puttaparthi e Peddavenkaparaju. Inoltre Sai Baba non cavalca alcun cavallo bianco, chiamato Devadatta, e non si dedica alla guerra per distruggere i malfattori, i re o i leader, come si suppone faccia Kalki. Bhagavan Sri Satya Sai Baba dice: in ogni kalpa si ripete uno yuga, chiamato Dvapara Yuga.
Gli altri tre yuga, Treta Yuga, Satya Yuga e Kali Yuga, si ripetono ciclicamente. Non dobbiamo considerare lo Srimad Bhagavata come qualcosa che è accaduto nel Dwapara Yuga appena trascorso. Chiunque sia in grado di spiegare nei dettagli il significato del Bhagavata dovrebbe essere considerato un Vyasa e in ogni kalpa, alla fine del Dwapara Yuga, ci sarà un Vyasa, un saggio. La storia del Bhagavata deve essere considerata come se fosse accaduta nel primo kalpa e nel primo Dwapara Yuga. Questo è stato insegnato da Brahma a Narada e da Narada a Vyasa. In questo modo, in ogni kalpa e in ogni Dwapara Yuga, l'incidente è stato coordinato e predicato. Non è corretto pensare che la Bhagavata sia qualcosa che è accaduto in un particolare yuga circa 5.000 anni fa. Allo stesso modo, Krishna non è qualcuno che esisteva nel Dwapara Yuga appena trascorso. Dopo questo Kali Yuga ci sarà un altro Maha Yuga e i Dwapara e Treta Yuga si ripeteranno e gli aspetti di Rama e Krishna si ripresenteranno. Così, secondo Sri Satya Sai Baba, i Dasavatar si ripetono in ogni kalpa con piccoli cambiamenti. I dettagli dell'avatar di Kalki, luogo di nascita, nome del padre, cavalcatura del cavallo Devadatta, menzionati nella Srimad Bhagavata, riguardano ovviamente l'aspetto dell'avatar di Kalki che si era verificato in un precedente Kali Yuga, in un precedente Kalpa. In questo Kali Yuga, come Baba ha detto, l'avatar Kalki si è diviso negli aspetti di Shirdi Sai, Satya Sai e Prema Sai. Inoltre, secondo i Purana, Kalki brandirà la sua spada e distruggerà i nemici, ma il nostro Signore dice: avatar come Rama e Krishna hanno dovuto uccidere uno o più individui che potevano essere identificati come nemici dello stile di vita dharmico e ripristinare così la pratica della virtù, ma ora non c'è nessuno completamente buono. E allora chi merita la protezione di Dio? Tutti sono macchiati dalla malvagità e quindi chi sopravviverà se l'avatar decide di sradicarsi? Perciò sono venuto a correggere la buddhi, l'intelligenza, con vari mezzi. La storia di questo Kali Yuga è quindi diversa, poiché quasi tutta l'umanità è sprofondata nella fossa della Dharma, la non rettitudine. La distruzione del male non lascerebbe quasi nessuno sopravvissuto. Perciò l'avatar Kalki è venuto a educare le masse questa volta e a correggere l'intera umanità con i precetti e la pratica. Poiché l'educazione richiede più tempo, anche l'andare a cavallo non è rilevante, poiché le automobili e gli autobus hanno sostituito i cavalli e i buoi in questo Kali Yuga, un'epoca di materialismo dilagante. Quando sorgerà l'età dell'oro, ci sarà armonia in tutto il mondo e l'amore fluirà ovunque. Tutti i pensieri di odio scompariranno. Oggi non è possibile visualizzare uno stato del genere perché c'è caos ovunque, lotte, odio, malvagità. Tutte le emozioni negative sono all'ordine del giorno, ma alla fine il cambiamento arriverà. L'arrivo dell'età dell'oro sarà annunciato da una nuova venuta come Prema Sai e da alcuni sconvolgimenti sufficienti a sradicare il male che oggi è così prevalente. Quello che sta accadendo ora è l'incontro delle epoche, Yuga Sandhi. Questo è il periodo in cui i due Yuga si incontrano, quindi l'energia è potente. Anche le forze opposte saranno al massimo della loro forza. Ma il cambiamento arriverà. Il giorno del risveglio non è così lontano e quando arriverà ci sarà una vera rivelazione del vero potere di Dio, una manifestazione dell'onnipresenza del Signore. Questo sarà il segnale per un grande passo avanti e per l'eliminazione di coloro che non sono pronti ad accettare la sfida del momento. Sarà proprio così. Ricordate le mie parole, ma pochi ascolteranno, pochissimi. Dopo la tempesta ci sarà un nuovo inizio e l'atmosfera sarà completamente diversa. Sarà come una nuova era, l'era dell'amore, dell'armonia e della cooperazione che sostituirà l'era della guerra, della lotta, dell'odio, della gelosia, dell'avidità e di tutti gli aspetti negativi della vita. Tutti dovrebbero prepararsi ora al cambiamento, perché vi prometto che arriverà e solo chi è pronto sopravviverà.
Ho dato l'avvertimento, ho dato il mio messaggio mille volte, nessuno che ascolti le mie parole può dichiararsi ignorante. Non rimandate l'azione per mettere a posto il vostro stile di vita e cambiarlo con la via del divino. Non c'è altra via. Oggi il mondo è malato, avvelenato dall'uomo, ma non tutto è perduto e verrà il giorno del risveglio che porterà a una nuova età dell'oro. La vita cambierà, migliorerà e sperimenterete una ricchezza della qualità della vita che vi è sfuggita in passato. Siate fiduciosi che sarete liberati. Sappiate che siete salvati. Molti esitano a credere che le cose miglioreranno, che la vita sarà felice per tutti e piena di gioia e che l'età dell'oro, Satya Yuga, si ripeterà. Lasciate che vi assicuri che questo Dharma Svarupa, questo corpo divino, non è venuto invano. Riuscirà a scongiurare la crisi che si è abbattuta sull'umanità. Nel Satya Yuga il mondo intero diventerà come Brindavan. La sabbia, gli alberi, i rampi canti, gli animali, le piante, gli uccelli e le persone saranno pieni di Radha Krishna Prema. Tutti gli esseri umani saranno immersi nel Prema, nell'amore divino, diventando Gopas e Gopis, devoti e devote di Dio. गच्छयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे वरदनारायण वेदनारायण सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय